campione del mondo che ci ha fatto ascoltare anche Elisabetta Camorale dalla zona mista, sarà l'ultimo a guadagnare il podio. Beh, in questa immagine invece prima tocca a Treffers, bronzo. Esatto, vale un po' il discorso che si può fare per tutti gli americani, ovvero aver effettuato le selezioni un anno fa non è stato garanzia di preparazione, anzi è stata una scelta qua con il bilancio dei mondiali alla mano, ormai potrà cambiare veramente poco, è una squadra degli Stati Uniti che rischia addirittura di perdere la leadership in piscina, è stata una scelta sbagliata. Loro in genere hanno mille risorse che sfruttano al 100% dell'anno dell'Olimpiade, però se si dovesse adesso dare un giudizio di lui, di tutta la squadra Stelle e Strisce, sarebbe profondamente negativo. Per fortuna che dall'altra parte dell'oceano il buon Michelone sta dando delle risposte invece super convincenti, non convincenti, sul suo completo rientro e recupero. E comunque la prende bene Matt Grivers, laureato in comunicazione, la mamma era una allenatrice di nuoto, è lei che l'ha portato in vasca, e dei tre fratelli Grivers ha un fratello e una sorella, lui era quello anagraficamente a metà e anche quello che ha avuto i risultati maggiori, che beh, quasi una banalità. Camilla Kaur, questo è un po' di sventolio di bandiere francesi. Camilla Kaur nel 2010 record europeo, nel dorso accarezzò nei 50 quello mondiale. Camilla Kaur nel 2011 a Shanghai, anche lì riuscì a salire pure exequo sul gradino più alto del podio, ma parlavamo di 100 che è la distanza olimpica, un 2012 dove all'Olimpiade non mise mano, 2012 nel quale allora approfittò per sposarsi con la fidanzata Valérie Berg, Miss Francia 2008, lui che era considerato il più bel nuotatore dell'Olimpiade di Londra e che ora fa echeggiare l'inno nazionale francese alla Casanarella.